Ciao, sono Teresa Montesarchio ed oggi con lo sbrogliamento voglio mostrarvi un esempio della meravigliosa capacità plastica del nostro cervello. Il professore Lutz Jank, nel Dipartimento di Chirurgia e Trauma all'Ospedale dell'Università di Zurigo, ha condotto uno studio con il suo staff, mettendo in evidenza che 10 persone destrimane, costrette all'immobilizzazione del braccio destro per un incidente, hanno mostrato cambiamenti strutturali in alcune zone del cervello dopo solo 16 giorni. Ai partecipanti allo studio sono state fatte due scansioni cerebrali attraverso risonanza magnetica. Una prima scansione 48 ore dopo l'incidente e una seconda dopo 16 giorni dall'immobilizzazione del braccio destro. Grazie al confronto di tali scansioni, i neuropsicologi hanno potuto analizzare la materia bianca e la materia grigia del cervello dei partecipanti, calcolando così lo spessore della corteccia cerebrale ed i valori del tratto cortico-spinale, confrontandole con le capacità motorie della mano sinistra. In poco tempo l'immobilizzazione della mano destra ha cambiato le aree sensomotorie del cervello, spiega l'autore dello studio. La materia cerebrale delle aree motorie dell'emisfero destro del cervello che controllano la mano sinistra sono cresciute. Tali risultati sono di notevole importanza per la riabilitazione di pazienti colpiti da ictus e dimostrano le notevoli capacità plastiche del nostro cervello, il quale riesce ad adattarsi in poco tempo a nuove condizioni. Anche per chi non deve riadattare le proprie capacità motorie a nuove condizioni a causa di patologie o necessità superiori, provare comunque anche per un giorno a settimana a lavarsi i denti, usare la forchetta o scrivere un SMS con la mano non dominante risveglia aree del cervello che normalmente non utilizziamo. Provare per credere. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo sbrogliamento. E se vuoi saperne di più su mente e cervello, metti mi piace alla pagina Facebook. Ciao!